Arrivano da tutta Italia e qualcuno in verità anche dall'estero. Sono bravi e soprattutto sono molto motivati. Eccoli i 102 studenti che la Scuola Superiore Sant'Anna ospita per una settimana a Volterra. Obiettivo? Far conoscere la proposta formativa della scuola, presentare i suoi corsi, le possibilità che offre. Sono Davide da Pesaro. Secondo me può essere molto difficile scegliere un settore in particolare dell'università proprio perché, così come gli altri studenti, abbiamo notevoli capacità, però più che altro la possibilità di scegliere appunto in questo periodo della nostra vita può essere molto difficile. Sono Valentina da Cosenza e sono qui perché secondo me il Sant'Anna può offrire veramente molto a me e a tutti i ragazzi che sono qui con me. Mi chiamo Claudio, vengo da Torino e partecipo a questa attività di orientamento del Sant'Anna appunto per vedere qual è l'offerta formativa di questo istituto, in quanto sembra di essere di notevole validità. Sono Gloria, vengo da Firenze e fra gli altri obiettivi penso che sia importante partecipare a questa settimana di orientamento in quanto penso mi possa permettere di capire qual è il mio ipotetico futuro indirizzo didattico. Sono Paolo Da Nuoro e questa è un'esperienza assolutamente fondamentale anche perché abbiamo la possibilità di confrontarci con ragazzi che vengono da tutta Italia, insomma, e il conoscere e fare amicizia con tanti ragazzi della mia età mi sembra una cosa assolutamente positiva e un ricordo che terrò per sempre. L'iniziativa si ripete ormai da molti anni, ma la formula cambia, si adegua e così stavolta, oltre alla presentazione dei corsi ordinari del Sant'Anna, che sono complementari a quelli dell'università tradizionale e che riguardano economia, diritto, scienze politiche, ingegneria, medicina, agraria, ci sono anche dei confronti sui temi quanto mai attuali del senso dell'Europa e dell'etica nella ricerca tecnologica. Il professor Alberto Di Martino, direttore della divisione formazione universitaria e alla ricerca, spiega le novità. Abbiamo pensato di valorizzare ulteriormente la molteplicità delle prospettive che si aprono in qualunque tipo di ricerca scientifica che abbia ad oggetto un qualunque tipo di ambito, di tema, di argomento e in questo senso abbiamo pensato che piuttosto che la lezione frontale, che comunque è una realtà a cui gli studenti andranno senz'altro incontro, poteva essere utile valorizzare il sistema, diciamo, delle tavole rotonde come una forma paritaria di manifestazione della pluralità di voci che discutono da più punti di vista, espongono le ragioni e si pongono in dialogo. Ma c'è davvero bisogno di questo tipo di attività, di questa specie di full immersion per ragazzi che hanno già doti evidenti e risultati brillanti? Ascoltiamo l'esperta di orientamento Stefania Pizzini e il preside della classe di scienze sociali, professor Emanuele Rossi. Sono giovani particolari che in molti casi rischiano di sentirsi diversi dagli altri, per questo il primo bisogno che hanno è quello di potersi confrontare con altre persone che in qualche modo li restituiscano alla normalità. Quindi, prima di tutto, hanno bisogno di sentirsi persone nel dubbio. In realtà i numeri ci garantiscono già da ora una selezione di allievi della scuola di qualità. Tuttavia, il nostro intento è quello di allargare nel modo massimo possibile la conoscenza della Scuola Sant'Anna su tutto il territorio nazionale ed anche in sede internazionale, perché a tutti sia data l'opportunità di concorrere, di far valere le loro capacità e perché poi alla scuola possono effettivamente venire e partecipare alle sue attività i migliori. Il primo impatto è subito interessante e carico di suggestioni, argomento, tecnologia, sviluppo e trasferimento di conoscenze, ovvero come avvicinare università e ricerca da un lato e impresa e lavoro dall'altro. È anche una questione di linguaggi, secondo il professor Giancarlo Prati. L'elemento fondamentale è quello di riuscire a parlare il linguaggio del destinatario. Quindi si tratta di interagire con l'impresa, con l'industria, adottandone il linguaggio, il modo di pensare, in modo da facilitare il trasferimento. Il primo giorno naturalmente serve anche per conoscersi, scambiare esperienze, ragionare delle prospettive future. La scelta per loro arriverà tra un anno. Ed è anche il momento dei saluti, quello del sindaco di Volterra, Cesare Bartaloni. È importante per Volterra appunto accogliere questi ragazzi saranno il domani della scienza, il domani dei manager della nostra nazione, dell'Europa.
E poi c'è il saluto dei vertici della Fondazione e della Cassa di Risparmio di Volterra, da sempre attenta al rapporto con la Scuola Sant'Anna, una collaborazione che ha prodotto anche questa struttura che ci ospita, la SIAF, la Scuola Internazionale di Alta Formazione, inaugurata un paio d'anni fa. Ecco Giovanni Manghetti, presidente della banca, e Ivo Gabellieri, vicepresidente della Fondazione. Devo dire che vedere questi ragazzi, questi volti, dà grande ottimismo, perché uno spera e ci vede in questa speranza una futura classe dirigente che sia capace, cioè, di passare dai propri problemi personali, dalle proprie difficoltà a quelle invece degli altri, e di vedere se stesso in rapporto al mondo che lo circonda e dare un contributo quindi alla vita collettiva e al bene comune. Volterra credo che possa accogliere bene questa esperienza e quindi rimanere nel cuore di questi giovani. Però per quanto riguarda la fondazione e la comunità volterrana è importante continuare questo rapporto con il Sant'Anna per avere appunto questa capacità di formazione di alto livello, di alta parità.